tutti e ciao a tutte, sono Martina e benvenuti in questo nuovo video. Sì, sono tornata alla mia vecchia intro, vi avevo detto infatti nel video precedente a questo che avrei voluto cambiare l'intro, ma non ne ho ancora trovata una migliore, quindi per il momento resto fedele a me stessa e continuo con la mia vecchia intro. Allora, oggi mi vedete in una condizione tremenda, sono struccata. Il fatto è che sto per fare una tipologia di video che non avrei mai pensato di poter fare sul mio canale, ma siccome devo uscire, devo andare via e devo anche girare il video, mi sono detta, beh, ma allora le beauty influencer non hanno torto nel fare i get ready with me, si dovrebbe chiamare così, e quindi adesso parlerò con voi perché volevo fare un po' un video aggiornamento, un po' video chiacchiere mentre mi trucco e mi preparo per uscire, così prendo due piccioni con una fava e via. Allora, partiamo dal presupposto che io non so truccarmi, non è che faccia molto nella mia make-up routine, mi sono già messa la crema da tante, quello sì, però per il resto non è che io faccia molto, anzi manco il fondotinta mi metto, mi spalmo giusto un po' di correttore. Non voglio diventare una beauty guru, una make-up artist lover, insomma queste cose qua, quindi magari evitate di correggere la mia make-up routine perché sinceramente non mi interessa, cioè a me serve soltanto per sembrare meno me e un po' più carina durante il giorno, vabbè. Insomma, direi bando alle ciance, comincio a truccarmi, se no mi si fa troppo tardi e faccio tardi. Ho qui sotto di me lo specchio più grande che sono riuscita a trovare, questo. Uno specchio assolutamente enorme, quindi non so come farò a truccarmi con questa cosina così piccina, però vabbè, dai, va bene. Allora, mentre cerco i trucchi da utilizzare, non è che io ne abbia molti, insomma, mentre cerco più che altro il correttore, volevo dirvi che principalmente volevo fare questo video, un po' un video chiacchiericcio, per aggiornarvi sulla questione università. Molti di voi mi hanno visto su Instagram che sono un po' impazzita, sto un po' tra le stelle, sono, ecco, non sto proprio al massimo delle mie capacità perché sto facendo gli ultimi esami. In realtà ultimi neanche troppo, dal momento che me ne mancano ancora 4 per finire effettivamente. Però soltanto 2 di questi 4 esami sono esami veramente tosti, insomma gli altri si fanno. Quindi sono esami che mi stanno facendo impazzire. Ecco, sostanzialmente adesso sto impazzendo perché sto preparando l'esame di storia romana. Un esame che voi magari dietro di me probabilmente vedrete tipo fogli appesi. È così, quelli sono, forse stanno troppo indietro, non riuscite a vederli. Quelli sono i miei riassunti di storia romana che mi appendo in camera perché per l'appunto devo cercare di impararlo. Sto studiando veramente da un sacco di tempo per questo esame, diciamo da circa aprile per questo esame, e non sono neanche sicura di riuscire a farlo al meglio delle mie capacità perché boh. Non lo so, mi spaventa molto. E questo è tutto ciò che io mi spalmo in faccia, cioè questo è il correttore che io mi metto, non uso fondotinta perché non mi piace, io odio il trucco, odio sentirmi la pelle pesante. La prima cosa che faccio appena torno a casa è struccarmi, togliermi tutto. Mi dà veramente un sacco fastidio sentirmi la pelle coperta, io sono un amante della pelle che respira e quindi mi dà fastidio truccarmi troppo. D'estate infatti per me è una tragedia, molte volte neanche mi trucco. E poi ci metto un po' di cipria, così tanto per amalgamare il tutto, omologare il tutto. In realtà forse dovrei usare un altro po' di correttore qui perché ho un brufolino, un brufolone, anzi più che ino, vabbè. Comunque il discorso sul sì, sto facendo gli ultimi esami era soltanto per inserirvi poi effettivamente il discorso tesi di laurea. Qualche giorno fa, ma in realtà quasi un mese fa ormai, sono andata a chiedere la tesi di laurea. Sono andata dal mio relatore, il mio professore di letteratura inglese, che è anche lo stesso professore con cui ho fatto la tesi triennale. Io sono laureata, infatti, se non lo sapete, insomma, sono laureata in letteratura inglese, a lettere moderne, sì, ma comunque letteratura inglese. Ho fatto una tesi triennale su Dr. Jekyll e Mr. Hyde, quindi niente, sono andata di nuovo dal mio professore, dallo stesso relatore di triennale, per chiedergli la tesi magistrale. E qui viene il bello, la cosa che probabilmente vi interessa di più. Sono andata lì tutta convinta e ho detto al professore: professore, io voglio fare una tesi su Harry Potter. Oh, perché sì, effettivamente io volevo laurearmi su Harry Potter facendo una tesi appunto su Harry Potter. La mia idea era quella di studiare i rimandi che ci sono di altre opere all'interno della saga di Harry Potter. Il mio professore in realtà è stato abbastanza entusiasta, insomma mi ha detto: certo, se vuole può farla, però
Consideri che per fare una tesi del genere, insomma, per fare una tesi su Harry Potter, lei deve essere molto coraggiosa e deve essere molto brava perché sa com'è, le commissioni sono tutti vecchi, questa per loro non è letteratura. Già lì mi sono un po' infervorata perché io stavo lì che discutevo e dicevo: ma come non è letteratura? Secondo me è la letteratura del fu, cioè la letteratura che ha fatto appassionare tantissimi giovani. Sai, è proprio il mezzo con cui Harry Potter, intendo, è proprio il mezzo con cui molti giovani si sono appassionati alla lettura. È il motivo per cui io sto facendo lettere, insomma, il motivo che mi ha spinto ad amare i libri. Quindi, come fa a non essere letteratura? E quindi mi sono messa a discutere. Il professore era molto d'accordo con me, trovandosi d'accordo con le mie idee. Infatti, mi ha detto: sì, per me può farla, per me può fare benissimo la tesi su Harry Potter. Però, cosa è successo poi? È successo che praticamente quando siamo andati a cercare del materiale critico da utilizzare per una tesi di laurea magistrale su Harry Potter, voi considerate che la tesi di laurea magistrale è una tesi molto più complessa, molto più lunga, con più bisogno di materiale rispetto a quella triennale. Ecco, effettivamente quando siamo andati a cercare poi il materiale da utilizzare per questa tesi di laurea magistrale su Harry Potter, ne abbiamo trovato veramente poco. Tanto poco che il mio professore mi ha detto: guardi, per me deve cambiare argomento perché questo le prenderebbe troppo tempo, troppa ricerca e alla fine non piacerebbe neanche alla commissione. Quindi, vabbè, per una serie di cose, purtroppo, e dico purtroppo, sono stata costretta a cambiare l'argomento della mia tesi, che non sarà più su Harry Potter, ma sarà su Mary Shelley, sul concetto della mostruosità e della bellezza in Mary Shelley, nel romanticismo in generale. Quindi sarà una tesi un po' più classica, molto più classica. Infatti io ho paura sia fin troppo banale, ma in realtà è stato lui a consigliarmi l'argomento. Sì, mi metto l'ombretto con le dita, perché questo tipo di ombretto, se lo metto con il pennello, non scrive proprio per niente. Siccome oggi non mi va di fare trucchi molto particolari utilizzando altri ombretti un po' più carini, mi metto semplicemente il trucco con le dita. Dicevo comunque che ho paura che l'argomento sia un po' troppo banale, ma me l'ha suggerito lui. Io gli ho chiesto semplicemente qualcosa legato al mondo del mistero, dell'occulto, così lui mi ha detto: beh, lei può parlare della figura del mostro e magari, se vuole, ricollegarsi alla sua tesi triennale su Jekyll e Mr. Hyde. Ma vabbè, il fatto è che io ancora adesso non mi ci sono messa perché sto cercando di finire gli esami della sessione estiva. Una volta finiti gli esami della sessione estiva, poi comincerò a pensare al futuro, insomma, alla tesi di laurea, che se tutto va bene la farò molto probabilmente a gennaio, dicembre, ma comincio ad avere i miei dubbi a riguardo perché i tempi sono molto stretti, i testi sono in inglese, ovviamente lui mi ha fornito una bibliografia in inglese. E quindi ecco, è un po' complessa la questione. Chissà se ce la farò, spero di sì. Adesso mi vado a mettere l'eyeliner e sarà un po' un problema, quindi sarà un minuto di silenzio in cui io cercherò di mettermi l'eyeliner senza sporcarmi tutto. Va bene, mi fermo così perché altrimenti continuo a mettere eyeliner e viene un macello, non verranno mai uguali, ma questo si sa ormai, è la regola dell'eyeliner. Volevo poi dirvi anche un'altra cosa, oltre, vabbè, all'aggiornamento sulla tesi di laurea, e cioè che questo periodo in realtà io non lo sto vivendo molto bene. Ecco, mi piace parlare con voi, quindi mi piace dirvi anche queste cose. Sto vivendo un momento veramente di grande, 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 grande ansia. Un momento in cui mi sembra che, non lo so, io non ho mai provato un sentimento, più che altro tipi di emozioni così forti e così ansiose durante l'università. Io sono 5 anni, insomma, questo è l'ultimo anno, il mio ultimo anno di università, eppure non ho mai vissuto l'università così male come la sto vivendo in questo periodo. Sono veramente preda d'ansia, di, non lo so, di problemi. Mi sento spesso male, spesso mi gira la testa, mi sento che non ce la faccio più, che non riesco più a studiare, più ad andare avanti. Sto veramente passando un periodo che, boh, non lo so, di ansia proprio pura. Io di solito quando ho l'ansia comincio a fare così con le dita, insomma, a togliermi la pelle del pollice. Ecco, in questo periodo voi non riuscite a vedere bene le mie dita, ma vi assicuro che sono una delle cose più brutte che io abbia mai visto, in condizioni tremende.
Ecco, sto passando un periodo veramente grande di angoscia, d'ansia, di frustrazione, non lo so, paura di non riuscire a farcela, ho un po' d'ansia per il futuro, perché ovviamente io sono stata abituata, ho 25 anni, insomma, sono abituata a studiare, io sono 20 anni che vado a scuola, 20 anni che vado all'università, nel senso che sono 20 anni che studio, è tantissimo e quindi ecco. Così, avere la certezza che è finito tutto, io ho finito le lezioni, non vado più in università, insomma, avere questa certezza mi sta facendo vacillare. Ho sempre avuto uno spirito molto forte, ho sempre avuto grande capacità di autocontrollo, ma sto un po', ecco, sto perdendo un po' di vista la calma. E mi sembra che l'università mi stia veramente trasformando nella versione peggiore di me. Infatti, come molte volte mi trovo a dire alle persone che mi stanno accanto, io caratterialmente sono proprio l'ultima persona che doveva affrontare l'università proprio per l'ansia, proprio per la paura delle scadenze. Però ovviamente, certo, queste cose ti fanno crescere, ti fanno migliorare, ma io credo che quanto male mi stia facendo in questo periodo dell'università gli esami, l'ansia, non ho mai provato. Che poi sono cose stupide perché effettivamente è la fine di un percorso, sì, e ce l'ho sempre fatta, ho sempre fatto tutto, però ecco, mi sento quasi soffocare da tutto questo. Ma insomma, sono comunque cose che si superano. Io magari poi sono molto esagerata nell'espressione delle mie ansie, delle mie paure, delle mie angosce. Ma vabbè, insomma, questo per dirvi, voi direte, ma perché ce lo stai dicendo? Questo per dirvi che in caso io non riesca a pubblicare video, non vediate video sul mio canale. Ecco, il motivo è questo, il motivo è principalmente che mi sto a cacà sotto per l'università, che non faccio che studiare, che veramente mi metto lì e studio, 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 anche se poi effettivamente a fine giornata mi ritrovo con aver fatto 5-6 pagine, non tanto, eppure mi sento così pesante, vabbè, basta, senza che vi attacco il pippone, adesso mi metto il rossettino così vi saluto e vi lascio in pace. Niente, vi volevo fare questo video un po' aggiornamento, sta cominciando a piovere di nuovo, ma proprio forte, quindi prima che effettivamente si oscuri troppo la visuale, la fotocamera, io mando un bacione enorme. Niente, questo era il mio make-up. Insomma, adesso mi tolgo anche la fascia dei capelli, anche se ho i capelli sporchi, quindi in teoria li dovrei legare, dovrei fare una coda, qualcosa. Però vabbè, insomma, questo è il mio make-up. Adesso mi metto anche gli occhiali per farvi capire il mio make-up. Ok, insomma, vabbè, a parte tutto, io vi mando un bacione enorme. Spero che questo video un po' strano, un po' particolare vi sia piaciuto, insomma, fatemi sapere se volete che io riproponga una cosa del genere, ma effettivamente non è che vi sia molto utile, perché come avete visto non è che mi trucco tanto, mi metto qualcosa negli occhi, uno stratino piccolissimo di correttore, anzi di solito mi metto anche il blush, solo che adesso mi sento la pelle molto molto appiccicosa, molto, e non mi va di aggiungere altre cose sul viso, preferisco ecco così che stia molto libera. Io vi mando un altro bacione enorme, ci vediamo in un prossimo video, ciao!